Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Final Fantasy X. Nell'ultima puntata siamo riusciti ad attraversare il deserto della base Albed per scoprire che la base dove viene tenuta Yuna è sotto attacco da niente po' di meno che i Guado e tutto il credo, anzi il clero di Yevon stesso. Quindi è importante per noi salvare la vita di Yuna il prima possibile e magari vedere anche che sta succedendo agli Albed. Per fare questo dovremo entrare e ci aspetta una situazione ben poco accogliente. Ora, questo atatointa che risuona dagli altoparlanti rincoglionisce, quindi non ricordo se entrando cessa, perché qui dà veramente fastidio. Sì, ti piacerebbe. Ok. Yuna, where are you? Eccoli sti maledetti, hanno tirato subito il nuovo Xalulu. Schifoso, maledetto. Allora, qua la cosa si fa complicata perché abbiamo tre Pyros. Sapete come funzionano i Pyros, no? Che dopo tre attacchi si kamikazzano, esplodono. E GG, è game over. Qui potremmo usare un idrorespiro. No, perché è l'elemento gelo. Idrorespiro è elemento acqua. C'è niente che possiamo fare qua, ragazzi. C'è veramente niente. Se non tentare un attimo. Questa. Oh, porca miseria! Allora, qua dobbiamo ragionare. Lulu non può lanciare magie, porca miseria. Questa è tosta, eh. Prima occupiamoci del guado. Cerchiamo di resistere, non attacchiamo i Pyros. Perfetto. Adesso ci serve Lulu. In difesa. Tidus, rimettiti l'acqua attacco. Possiamo già fare... Ah, porca miseria, il gelo, me ne dimentico sempre, non ci serve a niente. Riku. Ok. Lui dovrebbe avere, esatto, il ricercatore con gelo attacco. Non abbiamo aumenti del danno, quindi andiamo di gelo attacco così. Riku no. Anche Kimari aveva un gel attacco. No. Chi ce l'aveva? Auron? Eccolo, Auron con il principio Lang. Lulu. Vai. Perfetto, e uno è andato. Oh, porca miseria.
Qui è sprecatissima su di lui. Ok, va bene. Perfetto. Mamma mia, quanto dobbiamo livellare adesso. What in heaven's name are those quattro thinking? This is terrible. Ok, ora è il momento. Scusate per il patatoi tai che rincoglionisce, ma dobbiamo livellare il più possibile. Allora, 200 HP per Auron. Meraviglioso. No, non ti spostare. Alto là. Il sudore. Allora, qua abbiamo altra difesa per Auron. Difesa fisica di 3. Magnifico. Lulu. Ancora non c'abbiamo il bio con Lulu. Difesa fisica di 2. Difesa magica di 2. Vabbè, tutte difese, destrezza di 2 e altri HP. Qui siamo proprio in una zona di pura difesa per Lulu. Wacca, danno e HP, magnifico. Questo ci va da Dio proprio per Wacca. Riku, perfetto. 3 di potenza fisica. E iniziamo a tornare indietro. Possiamo andare direttamente qua giù? Sì, perché non useremo una livello 3 per prendere cosa? Abbiamo una livello 3? No. Abbiamo una livello 2 e una livello 1. No. Ok. Era troppo bello per essere vero. Prendere Santa adesso sarebbe stato il chiappo. Ma infatti mi pare che qua non lo potevamo avere. 200 HP per Riku. E difesa fisica di 2 per Riku. Perfetto. Kimari. Ok, Kimari siamo saliti qua sopra per prendergli tutto il potere magico. Madonna, 6 di potere magico? Già, 2, 4, 6. Ok, anche con lui cominciamo a tornare indietro. Aspetta un po', perché qui possiamo andare qua. Dobbiamo fare un sacco di avanti e indietro con Kimari. HP per Tidus. E destrezza di 3. Dovremmo aver finito, sì. Stiamo tutti bene? Stiamo tutti bene, direi, nella norma. Bene, cominciamo a capire dove andare. Che questa si apre. Perché io ovviamente non ricordo dove dobbiamo andare. Riku, Winenza! Riku Itando! Eas Majmer Kho! Oh no! What'd he say? We have to get underground. Where's Yuna? The summoner sanctum. This way! Oh vai, 2 chimere, attacco prioritario nemico. No, forse queste non erano le chimere. Oddio! Ma perché sempre su Lulu? Ah, il bicorno era questo maledetto. Oh porca miseria qua. Oh porca miseria. Qui qualcuno ci lascia le penne. A meno che non spreco, tra virgolette, un'albedina. Perché la spreco swappando Wacca
per Riku e curerei solamente Lulu. E Wakka sta fuori, non dovrebbe morire nessuno in questa maniera. Perché altrimenti... altrimenti niente, ragazzi. Altrimenti posso curare Lulu, ma probabilmente morirebbe Wakka. No, è la cosa migliore da fare. Tanto ne abbiamo di Albedina, cioè è inutile farsi tante paranoie nell'usarli. Guarda, 66. Sarebbe morta Lulu. Se non avessimo fatto quella mossa, sarebbe morta Lulu. Ora, i bicorni. I bicorni ce li teniamo un attimo lì. Concentriamoci su sto maledetto. Lulu, esci. Anche Riku, esci. Abbiamo bisogno qui di forza bruta. 604, è andato. A pelo, eh. Perfetto, Auron ha bisogno di cure. E Tidus non serve qua. Tidus non serve, quindi... E facciamo entrare Riku. Vai con la granata. Vedete, non è potentissima, ma attacca tutti i nemici nell'area e fa comunque molto più danno di quanto non farebbe un attacco di Riku. Come stanno messi? 1007. Poi tocca loro. Auron dovrebbe reggere. No. Ce la faremo mai a ucciderli. No! Perfetto. Curiamoci. Vediamo quanto fai con un attacco. Bah. Auron. Sì, dai. Farewell. Over here. E io invece voglio tornare un attimo indietro. Prima curiamo. Perfetto. Voglio tornare un attimo indietro. Non posso. A sinistra abbiamo una salvosfera. Ecco, ho sprecato le gran pozioni. Perché non mi ricordo mai dove stanno le salvosfere. Porca miseria. Non ci servi. Abbiamo bisogno di Wakka. 430, li dovremmo shottare. Perfetto. Oddio, di fira proprio. Qua si fa sul serio? No, proprio su di lui. Kimari, piglialo. Va bene, lasciamo perdere quello un attimo. Ecco fatto. Meno male. Che possiamo fare? Tirare su Kimari. È la cosa migliore. Mannaggia, Wakka, ripigliati.
Niente, Okimari deve star morto. Guarda che roba. Guarda che roba. Ma sul serio? Naggia la miseria, oh. Riku. Un'altra albedina. Ah niente, oh, ce l'ha anche un Kimari, eh? C'è niente da fare. Ma ti rendi conto? Lo faccio uscire adesso Kimari, cioè è pazzesco. Borda di nuovo. Tidus, devi ammazzare questo qua. Via. Lulu. Ok, non so se vi rendete conto quanto è cambiata la situazione qui, eh? Quanto è cambiata la situazione. Guarda, sulla salvosfera proprio m'hanno fregato. Ok, siamo tutti a posto adesso, no? Perché abbiamo salvato, perfetto. Andiamo a vedere che c'è di qua. Porca miseria, la porta è chiusa già, non si poteva tornare indietro. E ci siamo persi un sacco di roba. This place done for. You're right, Waka. We all bet we weren't always like this. Sin destroyed the island where we all used to live. After that, we were scattered to every corner of Spira. But then, my dad brought the Albed together again. If we put our minds to it and work together, then we could make a new home. Everyone worked hard. We had our home back again. But now, why did things have to turn out this way? Riku! Damn those Guado! What are they thinking? Senza tregua proprio, eh. Senza tregua. Queste sono le chimere. 9000 HP l'uno. Danni dimezzati dalla magia. Questo maledetto qua giù. No, le turbo ci servono. Oddio Lulu. Niente, oh. Guarda che roba. Ti focussano proprio. Allora, ammazziamo sto maledetto. Prende metà dei danni dall'acqua e dal fuoco. Quindi Tidus deve cambiare arma. Veleno. Di nuovo. Ok. Non su Lulu. Dove vuoi, ma non su Lulu. Va bene. Focussatemi Tidus quanto volete. C'hanno una guardia dal veleno. Ok, non ci serve niente quella. Il gelo non ha effetto su di loro in nessun modo. Quindi possiamo andare. Cerchiamo di toglierne uno il prima possibile.
sì, anche se il veleno non ha effetto, è comunque l'arma migliore che possiamo utilizzare. Lulu, non è il caso che tu stia qui. Queste sono resistenti alla magia. Tecniche, potremmo andare di moviola per dare un turno in più a Tidus. Non riusciamo comunque ad ucciderlo. Con il Dracoken potremmo tirare Machimari a 1400 HP. Potenza difesa fisica non ci serve, usano per lo più la magia. Attacca. Bella Chimari. Non riusciamo a stenderlo. Incentivo ci fa comodo qui però. Attacchiamo noi almeno. Siamo tutti e tre melee. Troppo poco danno, Tidus. Nalbedina, Nalbedina. Non cadete, non cadete, non cadete. Sì. Ok, come nuovi. Riku, che può fare qua? Riku, io userei un cocktail, ma cocktail non elementale. Potremmo andare cocktail di granate. Fammi vedere un po'. No. Shell potrebbe fare comodo, ci tiriamo Shell a tutti. Ma no, non lo vedo utile. Non lo vedo utile, la Nero Magilite, ma ci fa comodo quella. No, no. Facciamo entrare Wacca. Aspetta. Ah già, le chimere, gli silenziamo una testa sola. Mannaggia, questi mostri sono veramente tremendi, eh. Reggi, Chimari, reggi. Ok. Tiralatelo su Auron, su Auron, su Auron, su Auron. No! Maledetti, ammazziamone uno subito al volo. Un'altra coda di Fenice. Senza Yuna, ragazzi, è un problema, eh. Si sente la mancanza di Yuna. E vai su di lui. Me lo vogliono ammazzare per forza. Andiamo di Mega? No, Mega... Gran pozione e basta. Ora di moviola. Non c'è molto che possiamo fare con lui. Ma guardali, Dio. Con la magia nera cosa aveva? Drain, ma prende pochissimo. Efficaci, status, blind, mutismo e altolà. Sì, peccato che è su una testa sola. Proviamo il drain. Vai. Moviola. Mica sei rovinato. Per sicurezza un antichelesis. Drain. Ancora. Drain.
mi fate provare, perché magari mi sta venendo il dubbio che mi ricordo male io. Proviamo se... già, solo su una testa. Non mi ricordavo male. Vedi? Non mi ricordavo male. Moviola, Kimari. Ci siamo. È andato. Forse anche senza moviola. Non sprechiamo MP. Ok, abbiamo tempo per curarci. Due su Tidus. Questi lasciamo così. E livelliamo. Ogni livello qua ci fa comodo. Come potete vedere, proprio la situazione è disperata. 200 HP. Potenza magica di 3. Qua andiamo giù direttamente. Potenza fisica di 4. Mamma mia, Auron. HP 200, perfetto. Kimari. Qui. 200 HP, che Kimari è rimasto indietrissimo. 1400 HP a sto punto del gioco. Difesa magica di 2. E mira 2. Ok. Riku. Difesa magica 2. E gli MP. Tidus un solo livello. Buono gli MP. Ottimi gli MP. Ne sentiamo davvero il bisogno di MP al momento con Tidus. Ma proprio tanto. Siamo a posto. Non cambiamo l'equip perché non saprei che mettere, sono sincero. Riku, what is the Summoner's Sanctum? The Summoner's Sanctum is where we keep the summoners. We keep them safe there. You kidnapped them. I know it's against the teachings and all that. I get why you did it, but... Well, I sure don't get it, Waka. They might get hurt on their pilgrimage. So you kidnap them? I mean, if the summoners don't do their job, then who will beat Sin? You want to protect them, I know. But guardians are there for that. If guardians do their job well, summoners will be safe. Right? Right? It's quiet. Kimari goes now. Qualcosa non è quadrato in quest'ultima discussione e qui Tidus l'ha capito, così come l'abbiamo capito noi. Vi ricordate nei precedenti episodi quando io continuavo a ripetervi, a evidenziarvi perché tutta questa tristezza, perché tutta questa malinconia? Cos'è questo peso che si portano tutti loro, un gruppo di amici, di persone che si vogliono bene, si aiutano e stanno andando in un viaggio eroico per salvare il mondo? Cos'è sto peso che si portano dietro e che non dicono e che fanno di tutto per evitare di parlarne? C'è qualcosa, l'abbiamo percepito, no? Fin dall'inizio. E Tidus, che è un po' ingenuotto anche lui, l'ha intuito come una nostalgia di casa, i pericoli che potrebbero arrivare, ma c'è di più.
Che fine ha fatto Braska? Com'è finita? Sei riuscito a sconfiggere Sin? Dov'è adesso Braska? Perché è morto? Com'è andata? Come avviene questo rito? Che non è una battaglia questo, è un rito, vi rendete conto? È una cosa che si ripete ciclicamente ogni 10 anni. Qualche invocatore va, prende, inizia il suo viaggio, affronta 1000 pericoli e 1000 situazioni per raggiungere Sin, raggiungere il peccato, affrontarlo, sconfiggerlo. Il peccato se ne va, ma dopo esattamente 10 anni questo peccato ritorna. E perché non è lo stesso invocatore che l'ha sconfitto la volta prima a sconfiggerlo di nuovo, nullificando il potere di questo peccato così terrificante? Perché non fanno ritorno gli invocatori da questo loro viaggio senza fine? Questa è una domanda che vi assicuro in questo momento Tidus si sta ponendo e vuole porre ai suoi compagni. Meno male, va, l'abbiamo ottenuta comunque una passosfera. She's not here. Hello again. Wait there until we have performed the sending. They died, protecting us. It's not much, but the least we can do is give them a proper sending. Hey, what's sacrificed? The Albed said summoners were being sacrificed. That summoners shouldn't have to do a pilgrimage. Why couldn't they trust guardians to protect the summoners? The Albed had no right stopping their pilgrimage. The pilgrimages have to stop. If they don't, and they get to Xanarkand, they might defeat Sin. Yuni could. But then she. Yuni will die, you know? You know, don't you? Summoner's journey to get the final Aeon. Yuna told you, didn't she? With the final Aeon, she can beat Sin. But then, if she calls it, then the final Aeon's gonna kill her. Even if she defeats Sin, it will kill Yuni too, you know? Was I the only one who didn't know? Tell me why! Why were you hiding it? Why didn't I know? We weren't hiding it. It was just too hard to say. Tried to stop her? She follows her heart. Yuna, she knew what she was doing when she chose to become a summoner. To face Sin, yeah? Yuna knew. But Waka, that's just totally wrong. Summoners shouldn't have to sacrifice themselves just so the rest of Spira can be happy, right?
but that is our choice. We all live in fear of sin, you know that. A world without sin. That is the dream of all Yevon's children. And we will use that power, even if it means our lives. Together. Let's beat Sin. I told her all the things. We could. And all along, the whole time, I didn't know anything. But Yuna, she'd just smile. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? Hmm? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah, I understand. Right. Now let's see what you can do. I want my journey to be full of laughter. I can't let her die. I'll find her. Lo so, è tosta. Sta cutscene qua è tosta, cioè è proprio in fingarda perché va a rigirare il coltello nella piaga mostrando i ricordi di Tidus, delle sue realizzazioni, ma non è solo un mezzuccio poco raffinato per portare il giocatore alla commozione, è anche un ottimo modo per descrivere la realizzazione improvvisa di Tidus e quello che in questo momento Tidus prova, cosa gli è frullato per la testa, quel altro cambiamento emotivo, altra evoluzione del personaggio, capite? Una delle prime cose che vi ho detto che rendono speciale questo Final Fantasy X, più degli altri capolavori, è proprio lo sviluppo emotivo, caratteriale dei personaggi, che sì, sia chiaro, è presente in qualsiasi Final Fantasy ed è un punto di forza onnipresente nella saga di Final Fantasy, ma in questo decimo capitolo va oltre, ragazzi, va oltre, perché è il Final Fantasy, se così vogliamo, meno fantasy di tutti. Abbiamo
mostri, divinità, invocazioni, creature supreme che vogliono distruggere il mondo, un mondo fantastico con sport fantastici, eccetera, eccetera, ma se ci fate caso, se guardate bene, è tutta una metafora della realtà. È più, tutto questo è più realistico della realtà stessa. E questo viene rappresentato anche nell'evoluzione psicologica e caratteriale dei personaggi, che è incredibilmente accurata. E non è tanto fantasy e tanto stereotipata quanto credevamo all'inizio. E questo, secondo me, è ciò che rende questo Final Fantasy incredibilmente bello, a mio avviso, ancora più di tutti gli altri bellissimi Final Fantasy. Perché sì, qua abbiamo perso la libertà di movimento. Chi conoscerà la saga di Final Fantasy sa benissimo quanto era importante in un Final Fantasy l'open world e il free roam che avevamo in Final Fantasy 7, 8 e 9, dove potevamo fin dall'inizio del gioco andare a zonzo dove volevamo. Era una cosa bellissima, cosa che si è persa in questo Final Fantasy. E attenzione, sì, è un difetto, non lo nego affatto. Tutti lamentano la linearità di questo Final Fantasy X, della perdita di questa meccanica che è sempre stata il cuore di un Final Fantasy, ma al contrario dei successivi Final Fantasy, ovvero dal 10 in poi, quelli successivi al 10, la perdita di questa meccanica e di questa feature fulcro della saga ha un senso, c'è un perché. Non è che hanno detto, bah, è troppo difficile da mettere o sprechiamo troppi soldi, troppe risorse, troppo tempo per inserire il free roam in un Final Fantasy. Lo dobbiamo togliere, siamo costretti a togliere per dare di più il senso di un viaggio, per raccontare meglio ciò che vogliamo raccontare. Perché, fateci caso, questa è un'altra metafora bellissima di questo Final Fantasy, quello che stiamo vivendo è il racconto di Tidus, ricordatevelo, è il racconto di come sono andate le cose e al tempo stesso è un racconto che viene fatto a noi, giocatore che sta davanti allo schermo. Ci viene raccontata questa storia e ogni buona storia ha una sua linearità. Questo è il motivo per cui in Final Fantasy X è stato sacrificato l'open world, il free roam, per garantire un racconto, una narrazione più profonda, più sentita, ok? E questo secondo me è bellissimo e malgrado, lo ridico di nuovo, è a tutti gli effetti un difetto, non viene percepito come tale se si riesce a capire il perché di questa scelta, ok? Era una cosa importante che sentivo di dovervi spiegare ora, perché solo ora potete capire se siete umani e provate emozioni, sicuramente avrete provato una bella emozione in questa cutscene. Questa profonda emozione che avete provato con questo filmato non l'avreste provata in egual maniera se avessimo avuto l'open world e un viaggio diverso, dispersivo. Ok? Detto questo, non voglio perdermi ulteriormente in chiacchiere, Yuna non è qui, andiamo a cercarla. Ma prima apriamo gli scrigni, come al nostro solito, con 10.000 guild, graditissimi. E qua abbiamo una porta d'uscita, e basta, non c'è nient'altro, niente addizionale. Ragazzi, ci siamo persi una valanga di roba in questo posto, perché non possiamo tornare indietro. Una volta varcati la porta con la salvosfera, dannato me che non me ne sono ricordato, non si può tornare indietro, c'erano scrigni, dizionari, oggetti, di tutto c'era in questa zona, di tutto. E ce li siamo persi. Per fortuna niente di irrimediabile, però un po' di roba, un po' di oggettini ce li siamo persi. Odessa, go, go, go! 3 minute left. Rino, we reach 1 minute. Where's Yuna? As a nuha who put? As a nuha you major. I said, where is she? Answer me, damn you! What'll you do when you find her, eh? I
I didn't know anything about what a summoner is supposed to do. And I told her all those things without even knowing. I've got to tell her I'm sorry. That's it? You're gonna tell her you're sorry? And then you just drag her to Zanarkand and make her fight Sheen, huh? You're all the same. Let the summoner die so we can live in peace! No! Words! Show me action! I'm telling you, she won't die! Boy, don't forget those words. 'Cause if you do, I'm gonna make you regret it. I won't. So you know where she is? Of course not! That's why we're gonna look! Using this airship! Airship? Vidran! Neito Doku! Marine! Evil Maker 1,000 years! Ujantia! One of the forbidden machina. Ito! Ina! Hey, look. Don't get so down. Boom! Like happy festival fireworks, yeah? You can cram your happy festival, you big meanie.
Ed eccoci a bordo dell'aeronave, perché sì, finora abbiamo parlato delle differenze di questo Final Fantasy rispetto ai suoi predecessori, ma ovviamente gli elementi in comune sono rimasti e non potevano mancare le aeronavi, ragazzi. Le aeronavi sono in ogni Final Fantasy, non è un Final Fantasy se non c'è un'aeronave. È bellissima sta cosa. E pensate ai giocatori, no? Che hanno giocato ai tempi, quando ero più giovane io, c'erano tutti noi piccoli che giocavamo ai Final Fantasy, ci siamo giocati il 7, bam, con le aeronavi, Sid, che era sempre il capo di qualcosa, come vi ho detto, anche lui è un elemento ricorrente di tutti i Final Fantasy, no? C'era sempre Sid che era sempre il capo di qualcosa e generalmente aveva sempre a che fare con le aeronavi, o le guidava, era un pilota, era colui che le costruiva, cioè aveva sempre a che fare con sta roba. Iniziavamo a giocare al nostro Final Fantasy preferito, no? Ai tempi il 7, e a lei il free roam, si viaggiava per il mondo a piedi, poi con l'aeronave, poi con Sid, ed era bellissimo. Poi l'8, bam, aeronavi, fin da subito si vola, si va in giro, si esplora il mondo, Sid è il capo di un'aeronave, arriva il 9, boom, inizia il gioco subito su un'aeronave, si esplora, si gira il mondo, facciamo cose, si conosce Sid. Arriva il 10, nessun Sid, ok? I giocatori pensano, arriverà poi. Non si esplora il mondo, cosa che si faceva fin da subito in ogni Final Fantasy. I giocatori si spaventano, niente aeronavi. I giocatori sono terrorizzati. Poi arrivano a sto punto, bam, spunta Sid improvvisamente, che è il capo degli Albed, e guarda caso tutti quelli che avevano giocato un Final Fantasy ai tempi, quando arrivarono qui e videro Sid, dissero, oh mio Dio, qui c'è un'aeronave, e tac, eccola qua che ti viene buttata lì un'aeronave. Ed ora, giustamente, la deduzione viene spontanea, ok? Pensavamo che non c'era Sid, e invece c'è. Pensavamo che non c'erano le aeronavi, e invece ci sono. Pensavamo che non c'era il free roam, e invece c'è. È un ni, in realtà, perché non è proprio un free roam, nel senso saremo molto più limitati che nei vecchi Final Fantasy, ma abbiamo anche il free roam in una forma diversa, sempre per garantire quella narrazione che vi ho detto, ma ce l'abbiamo. E ragazzi, non so se lo sentite dalla mia voce, dalla mia enfasi in questo momento, ma io sto rivivendo in questo istante quell'attimo di gioia, veramente quella gioia stupida, insensata ed infantile che ebbi 20 anni fa, quando giocai per la prima volta Final Fantasy X. E è bellissimo, vi giuro, questo momento è bellissimo, vedere queste nuvole, sentire questa sensazione di libertà e al tempo stesso però di protagonismo, di essere attivamente partecipi in una storia di questo calibro, è una sensazione bellissima che nessun videogioco ti dà, nessuno. Beh, capite, questo miscuglio di ingredienti crea alla fine questa pozione unica che solo un Final Fantasy è in grado di offrire. E questo è il motivo per cui la saga di Final Fantasy ha spopolato e siamo arrivati ad avere oggi Final Fantasy 15, che sì, è una mezza schifezza, senza mezza, però siamo a Final Fantasy 15, capite? Neanche Call of Duty e Assassin's Creed sono arrivati al 15. Oddio, non lo so, forse oggi ci siamo. Ma, cioè, credo che sia la saga più longeva della storia, con una quantità di capolavori assurda, perché fino al 10 sono tutti gioconi, ma proprio gioconi. E quindi niente, cercavo di farvi capire quanto tutto quello che state vedendo a voi potrà sembrare, non lo so, forse normale, ma non lo è, ragazzi, non lo è. Qui siamo di fronte a dei capolavori del... ho paura a dire arte, ma qui si parla proprio di arte, perché qua c'è un messaggio dietro, c'è un lavoro di centinaia di persone, di collaborazione tra menti diverse, vite diverse, esperienze di vita diverse, che hanno portato alla creazione di un'opera del genere. È qualcosa di strepitoso, eh? È qualcosa di strepitoso. Perché se consideriamo arte un film, io non mi vergogno a dire che questo lo è di più.
è solo diverso, richiede un meccanismo diverso per comprenderlo a pieno, ma se ci si riesce, mamma mia che cosa abbiamo tra le mani, ragazzi, mamma mia. Detto questo, abbiamo la nostra strepitosa aeronave, tutti ai posti di comando, andiamo a cercare Yuna, ma nella prossima puntata. Alla prossima.